personaggio storico di Montalbano. Quali sono le novità di queste due puntate rispetto al passato? Guarda, di novità in realtà non ce ne sono molte, tranne il fatto che sono 3 anni che non andavamo giù a girare, perciò abbiamo 3 anni in più. Di novità in realtà ce ne sono tante, sempre, ma questo fa parte degli scritti di Camilleri, perché i personaggi non sono mai uguali a se stessi, le storie ogni volta cambiano, sono sempre affascinanti. Un'altra novità enorme, grandissima, è l'ingresso della nuova Libia. Era da tanto tempo che non si vedeva una Libia così brava, straordinaria, e noi abbiamo avuto la fortuna di averne una veramente incredibile, Sonia Bergamasco. Mimì Augello evolve, Mimì Augello non evolve, è sempre lui, ha sempre quel vizio d'amare l'amore, che deve fare? Quello è. Non se lo toglierà mai. Diventa un po' più vecchio, qualche capello bianco, però quello è così, è la sua natura. Ma lo fa proprio perché è una persona seria, proprio per rispettare l'amore. Questo è Mimì Augello, che dobbiamo fare? Sono le puntate più forti, più belle, ma secondo me ormai una squadra così talmente forte e vincente che non c'è né più né meno, siamo sempre uguali, siamo sempre, crediamo al valore della fiction, crediamo al valore del lavoro fatto con tanti sacrifici di portarla avanti, sperando che piaccia, e io credo che piaccia. No, tutte belle. Noi ci innamoriamo sempre della puntata che facciamo prima, che facciamo dopo, che rifacciamo sempre. Io mi innamoro pure del 1999, della prima puntata, il ladro di merendine e la voce del violino. Cosa più significativa, a parte la presenza di una nuova Livia, è il fatto che Montalbano torna a fare le sue indagini all'esterno. Quindi nelle ultime puntate ci eravamo un po' rinchiusi o nel commissariato o negli appartamenti. Queste invece sono due puntate che ci hanno molto respiro, perché siamo sempre fuori, c'è sempre il paesaggio, c'è sempre il mare, ci sono sempre gli esterni delle città, e quindi questa è sicuramente una grande novità. L'altra secondo me attiene al fatto che noi dopo 3 anni che non c'eravamo insomma sullo schermo, perché abbiamo fatto questa lunga assenza, eravamo talmente motivati, gioiosi, desiderosi, che sicuramente questa cosa in qualche modo si coglierà anche nella frizzantezza, nello spirito del film. Io interpreto una donna, una signora borghese, madre di famiglia, madre di una bellissima bambina che fa un'accusa molto molto infamante al professore di sua figlia, e quindi Montalbano verrà coinvolto in questa indagine, un personaggio di donna tormentata da questo fatto che riguarda sua figlia. Quando capita di lavorare con un attore di questo livello cambia tutto, e tutto viene molto più semplice paradossalmente, perché è un aiuto enorme, viene praticamente istintivo. Cosa ti ha portato al commissario Montalbano? Mi ha portato un mio spettacolo teatrale che il regista Alberto Sironi è venuto a vedere, dopo il quale mi ha chiamato per fare il provino per Montalbano, e quindi è uno di quei casi in cui il regista viene a vedere un attore a teatro e lo sceglie, e anche questa è una cosa che fa molto piacere di questi tempi. Io sono Teresita, sono un personaggio soltanto del primo episodio, una faccenda delicata, e sono la migliore amica di Maria, la vittima del primo episodio. Maria è una prostituta, io invece sono una ragazza apparentemente ingenua, pulita, no? Con la famiglia. In realtà poi si scoprirà che anche lei si prostituisce con Maria perché vuole comprarsi le scarpe nuove, queste cose un po' così futili. E poi aiuterà il commissario Montalbano nelle indagini. Come sei arrivata al ruolo di Teresina in Montalbano? Ma era già da qualche anno che facevo provini per Montalbano, ogni anno ci provavamo, e quindi Sironi mi conosceva abbastanza bene, finché finalmente non è arrivato il ruolo giusto per me, no? La faccia d'angelo ce l'avevo, quindi ero perfetta. Ho semplicemente fatto 3 provini, il terzo era con il trucco e il parrucco, quindi già mi avevano un po' inquadrata, mi hanno pure tinto i capelli di biondo, e per togliermi, no, questa diventa un po' sensuale, perché sennò era troppo palese. E così, semplicemente facendo provini, ecco. Quindi la tua era una passione, quella per Montalbano? Beh, era un po' una passione. Io quando ero piccola ho visto qualche stagione, quando vivevo ancora in Sicilia,
appunto perché è un prodotto siciliano, poi la mia terra viene raccontata in un modo che mi piace tantissimo, no? con la poesia di Sironi, e quindi non vedevo l'ora, per me è stato un onore, anche da parte di tutta la famiglia, orgogliosa.